introduciamo in un viaggio all'interno della storia dei canti popolari della nostra tradizione che ben raccontano l'antichità e il presente grazie alla scrittura di versi semplici ma al contempo anche molto incisivi. Tutto questo è appunto Fronne e limone, l'ultima opera dello scrittore Luciano Galassi, che è qui con noi per presentarci questo nuovo progetto. Buongiorno, grazie per essere qui con noi. Galassi. Buongiorno, grazie a voi, prego. Dunque, come nasce questo progetto Fronne e limone, che tra l'altro è iconica, come anche il verso è iconico e ben ricorda, sì, certo, i nostri versi antichi? Certamente. Come nasce? Nasce dall'accumulo in anni e anni di lettura appassionata, che è poi diventata anche studio e approfondimento, di taluni giacimenti, filoni, come li vogliamo chiamare, tematici, che ho approfondito poi nel corso degli anni. Questa è la mia 18ª pubblicazione e quindi questa volta, avendo del materiale, ho preferito appunto metterlo a frutto e approfondirlo, sistemarlo, riscoprirlo, razionalizzarlo, i canti popolari, che questa volta mi hanno tra l'altro consentito di espandere la mia attenzione e quindi proporre al lettore interessato qualcosa di più della sola area napoletana, perché mi sono allargato almeno a tutta l'area campana, nei cui centri e contesti vi è un contributo insospettato, perché questo contributo è perduto, per così dire, in testi antichi che non sono stati mai più riproposti. Beh, un bel lavoro, complimenti, sì, davvero un lavoro, sì, grazie, arguto. Grazie. Ma cos'è, ecco, qual è il minimo comune denominatore che lega tutti questi brani, che presumo comunque siano diversi fra loro, sebbene trattino poi, certo, tematiche, ecco, non so, l'amore, la gelosia, l'odio. Esatto. Lei lo ha detto, le tematiche sono quelle eterne dell'animo umano. Ecco perché, pur sotto l'involucro di un linguaggio rozzo, semplice, elementare, spesso antiquato, ma abbiamo la riesplicitazione, la riattualizzazione di sentimenti attualissimi che non tramonteranno mai, che sono, come lei ha detto, l'amore, l'odio, la disperazione, la speranza, l'abbandono, l'indifferenza, c'è il collezionista di donne, c'è la donna crudele, c'è un po' di tutto, insomma, cioè quello che accade normalmente nella vita di tutti i giorni. Senta, un repertorio quindi vastissimo, qual è, sì, secondo lei, tra le varie composizioni, quella più particolare? Perché quando parliamo di tradizioni di canti popolari sicuramente ci avvicendiamo anche ad una lingua storica diversa che, certo, appartiene alla nostra tradizione. Guardi, io come linguaggio, diciamo, sono risalito al 700, che tutto sommato non presenta, come quello del 600, delle differenze morfologiche spiccate e che quindi rende difficile la comprensione. Più che altro ho dovuto procedere a una, come dire, riespressione di taluni termini un po' antiquati, o una grafia leggermente o totalmente diversa da quella a cui siamo abituati, ma ripeto, questa è la cosa che poi faccio sempre. Quello che mi preme è recuperare nella loro esattezza questi giacimenti, trovare quello che può ancora interessare il pubblico, riesporglielo, spiegarglielo laddove non è stato mai spiegato. E questo mi muove quando pubblico un nuovo libro, cioè dare al pubblico qualcosa di nuovo, ammesso che sia sempre interessato a questo linguaggio che, ahimè, si va gradatamente, giorno per giorno, sempre più affievolendo, insomma, nell'uso, nell'utilizzo e nella comprensione. E anche nella comprensione, esatto, perché lei ha fatto, sì, riferimento ad una morfologia lessicale, comunque una lingua, sì, che parte, mi sembra di aver compreso, dal 600, non c'è tanto cambiamento, sì, al 700, quindi dal 600 fino a che periodo storico? Primo Novecento? Sì, primo Novecento, fino a metà Novecento, insomma, abbiamo le ultime propaggini, perché come sempre il discorso è collegato alle situazioni socio-economiche. Finché abbiamo avuto una particolare condizione dei contadini, le realtà rurali, eccetera, di un certo tipo, parliamoci chiaro, la miseria, le difficoltà, abbiamo avuto anche un certo modo di vivere e quindi di esprimere i propri sentimenti nel contesto sociale in cui si viveva, le proibizioni di un certo
certo tipo, e tutto, le abitudini che tuttora resistono in maniera, come dire, folcloristica. Le serenate, per esempio, le serenate non erano altro che stornelli, canti popolari personalizzati, portati o direttamente dall'innamorato attraverso un amico o qualcuno o un gruppo proprio professionale che si dedicava e si e che oggi in realtà c'è ancora in uso quando non possiamo celebrare i matrimoni, però è ancora di uso, come diceva lei, poter celebrare una serenata alla propria sposa prima del matrimonio. Come fare in modo che i giovani non perdano l'interesse e si avvicinino sempre più alla nostra tradizione, quella dei canti popolare, che per l'appunto è soprattutto una tradizione letteraria e culturale del nostro territorio? Ci vorrebbe che qualcuno li proponga sempre in questa materia. Ad esempio, la nuova compagnia di canto popolare ha svolto un'opera formidabile e meritoria, non soltanto perché sono dei grandissimi artisti che ci hanno allietato e deliziato e lo continuano a fare attraverso i loro dischi, ma perché hanno appunto recuperato, hanno messo a disposizione del pubblico a livello emotivo, ma a me anche come studioso, un linguaggio che dietro il linguaggio cela, appunto non deve più celare, tutta una realtà che sono realtà poi non solo, ripeto, socio-economiche, ma sono realtà di sentimenti, sono realtà di reazioni. Perché poi al di là insomma dell'aspetto sociale, socio-economico e culturale, l'amore in realtà invade veramente tutti, e quindi è l'amore che viene celebrato, che viene cantato. Quindi complimenti, grazie a lei, grazie a Luciano Galassi, lo grazie scrittore voi, di questa opera di cui stiamo vedendo l'immagine di copertina, Fron e Limone, per avercela presentata. Noi ci ritroviamo subito dopo la pubblicità, restate con Mattina 9 e complimenti, a presto.